La settimana scorsa abbiamo introdotto i segnali PAN, che sono segnali che possono essere scritti in questa maniera. Questa è un esempio, stiamo parlando di qualcosa del genere. Modulato da un primo impulso, somma sul K e P, T meno KT, modulato da A con 0, A con 1, A con 2 e così via. Abbiamo visto che questo tipo di segnali sono caratterizzati ad essere ciclostazionali se la sequenza A è SSL e abbiamo trovato l'autocorrelazione che poteva essere scritta come 1 su P, somma su M appartenente a Z, dell'autocorrelazione di A e l'autocorrelazione dell'impulso P in tau meno MT, da cui abbiamo poi ricavato la PSD, la scrivo qui in piccolo, tanto l'abbiamo fatta, ce la ricordiamo, che è 1 su P, la PSD di A nel punto D, quando al posto di D ci mettiamo F per T, per PDF modulo quadro. E abbiamo chiuso con questo. Oggi proviamo a vedere che aspetto ha la PSD di un segnale PAM quando la sequenza è IID. Come si particolarizza questa autocorrelazione e come si particolarizza questa densità spettrale di potenza quando la sequenza con K è ID. ID sta per sequenza di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite. L'unica cosa che cambierà saranno le caratteristiche, le grandezze legate alla sequenza A, cioè l'autocorrelazione e la densità spettrale di potenza. E allora calcoliamo l'autocorrelazione e la densità spettrale di potenza di A, così avremo l'autocorrelazione del segnale PAM e la densità spettrale di potenza del segnale PAM. L'autocorrelazione di A è la media di A con K, A con K meno M coniugati. Ora, quando sono ID, l'autocorrelazione assume un'espressione piuttosto semplice, perché quella è la media del prodotto di variabili aleatorie indipendenti e quindi è il prodotto delle medie, tranne nel caso in cui il ritardo fa 0, perché in quel caso abbiamo il valore quadratico medio, che è la media al quadrato più la varianza. Quindi questa grandezza qui è sempre la media al quadrato per ogni k diversa da m, perché diventa il prodotto di variabili, la media del prodotto di variabili aleatorie indipendenti e dunque diventa la media del prodotto, scusate, il prodotto delle medie, quindi mu per mu uguale mu quadro, tranne nel punto ritardo nullo, perché in questo punto qui abbiamo A con K modulo quadro, che è il valore quadratico medio di A, che è uguale alla varianza più la media al quadrato. Quindi qui ci dobbiamo aggiungere la varianza per una delta di M. Così quando M è diverso da 0 c'è il prodotto delle medie, quando M è uguale a 0 c'è il prodotto delle medie più la varianza, cioè il valore quadratico medio. Quindi ecco che aspetto A la autocorrelazione della sequenza A quando si tratta di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite. Lì abbiamo detto che implicitamente stiamo assumendo che la notazione è che mu è la media e sigma è la direzione standard della sequenza A. A questo punto calcolare la densità spettrale di potenza di A è immediato, perché basta farne la trasformata di Fourier di quell'oggetto. La trasformata di una costante è la costante per un teorema di delta. Il treno lo indico con la tilde di sopra, questo mi sta a indicare che è un treno di delta, quindi sommatorio su K di delta di N. Qui è il periodo del treno, K
che è 1, perché è sempre la trasformata di Fourier in segnale discreto e dunque è periodico di 1. Invece qui la trasformata di Fourier di una delta è la costante stessa. Ora la sviluppiamo un po' questa espressione, perché una delta di Dirac scritta in questa maniera non mi piace un granché, perché poi dopo dobbiamo mettere a posto NF per T, quindi scriviamola esplicitamente. Somma su K di delta di ni meno K più sigma quadro. Ricordiamoci, il nostro obiettivo è calcolare l'autocorrelazione e la PSD di X, quindi a me non serve così tanto la, oltre la PSD di A, mi serve in particolare la PSD di A quando al posto di N ci metto F per T, è questo quello che mi serve. Quindi questa la riscrivo, quando al posto di N ci metto F per T, e qui abbiamo sigma quadro più qui è mu quadro, mu quadro somma su K, al posto di mi ci metto F per T, metto in evidenza una T, F meno K su T. Vi dovreste ricordare che la delta di Dirac di una costante per la delta di A per X è uguale a 1 su A delta di X. Vi ricordate? Allora, apriamo una parentesi. Questa delta non è una funzione standard, è una funzione generalizzata o distribuzione. Ok? Questo lo sapete. Le funzioni generalizzate, le distribuzioni, vengono descritte non puntualmente, perché puntualmente non avrebbe senso, ma sulla base dell'effetto che quella distribuzione ha su una classe di funzioni test. E in particolare la delta di Dirac è definita in questa maniera. È quella funzione tale che l'integrale su tutto R della delta per una funzione test phi è pari alla funzione in 0 per ogni phi infinitamente differenziabile a supporto compatto. Così viene descritta la delta di Dirac, e penso che questa cosa qui l'avete vista a teoria dei segnali, magari dicendo che questa è la proprietà campionatrice della delta. In realtà non è una proprietà, è proprio la definizione. La delta è una funzione generalizzata che si comporta in questa maniera. E allora, se questa è la sua definizione, vi dovrebbe risultare chiaro che se io vado a vedere quant'è, come si comporta l'integrale di delta di una costante, fatemela chiamare A per T, bene, qui posso fare un cambio di variabile e dire che questo è uguale a integrale su tutto R di phi di T su A 1 su A delta di T del T, giusto? Ho fatto solo un cambio di variabile, ma la delta è definita come quella funzione che campiona la funzione test in 0, quindi questo qui dà luogo a 1 su A phi in 0. Quindi, come vedete, che è anche uguale a integrale su tutto R di phi di T per 1 su A delta di T del T. Quindi, come vedete, questa funzione qua e questa funzione qui si comportano alla stessa maniera, perché quando la moltiplicate per una funzione test e integrate campionano
quella funzione in 0. Ok? Quindi o io dico delta di A per T, o dico 1 su A, delta di T la stessa cosa. Di conseguenza, qui abbiamo esattamente questo, delta di una costante e qualche altra cosa. Scritto così non mi piace, sfrutto questo fatto e dico che per la sommatoria di A posso anche scrivere come mu quadro su T, somma su K appartenente a Z, di delta di F meno K su T. Ok? Delta di T per qualche cosa è 1 su T delta. Questo è la PSD di A nel punto N, quando al posto di N ci mettiamo F del T. Ora abbiamo tutti quanti gli ingredienti per calcolare la autocorrelazione del segnale PAM quando la sequenza A è fatta da variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite. Mettiamo l'autocorrelazione qui dentro. Quando ci mettiamo sigma quadro delta, della sommatoria rimane soltanto il termine in 0 e qui rimane sigma quadro R con P in tau 1 su T. Quando ci mettiamo invece il termine mu quadro, rimane mu quadro somma su K appartenente a Z di P di T di tau meno MT. Bene. R. Questa è l'autocorrelazione del segnale PAM quando abbiamo a che fare con una sequenza ID. La PSD invece una trasformata di questo oggetto, oppure semplicemente l'abbiamo già fatta, è questa. Dobbiamo soltanto utilizzare quell'espressione là, anzi questa, qui dentro. Se utilizziamo l'espressione lì abbiamo 1 su T sigma quadro PDF modulo quadro. E poi ci rimane 1 su T PDF modulo quadro che moltiplica questo premio di delta. Quindi rimane mu quadro su T quadro. Ah, badate, abbiamo detto che magari, giusto per fare le cose massimamente generali, abbiamo preso la sequenza A come complessa. Ok, infatti ci abbiamo messo il coniugato qui. Quindi quando n fa 0 è diverso da 0, il prodotto delle medie è in realtà media per media conicato, quindi qua ci sta il modulo quadro della media. Ok? Quindi dicevamo modulo quadro della media e poi sommatore su K tra i delta. Per PDF modulo quadro. Ma PDF modulo quadro lo posso anche portare dentro la sommatoria, è una funzione che moltiplica delta, è come dire la funzione in quel punto, K su T che moltiplica delta, perché tanto la delta annulla la funzione altrove. E qui possiamo scriverci P di K su T modulo quadro. E quindi questa è la PSD del segnale PAM quando abbiamo a che fare con una sequenza di variabili aleatorie di T. Come vedete,
se la sequenza non è media nulla, c'è anche questo secondo termine. Se non è media nulla, la sua PSD ha una delta in 0. Se non è media nulla, la sua PSD ha una delta, lo vedete? Qui non trae delta perché è periodico, ma la frequenza 0 è 1. Quindi se c'è una componente continua me ne accorgete dal fatto che nella PSD di A ci sta una delta, e chiaramente questa si ripercuote sulla PSD del segnale PAM, che ha una componente di impulsiva, sì, uno spettro a righe, insomma, una componente dello spettro a righe. Ce lo teniamo a parte questo risultato, così lo particolarizziamo a un caso di variabile Eudonia ID molto semplice. Ad esempio, una sequenza di Bernoulli ID. Quindi facciamo un altro esercizio. Supponiamo che A con K sia una sequenza ID di Bernoulli di parametro P e l'impulso P di T sia un impulso rettangolare ad ampiezza pari al passo di campionamento T, va bene? Vediamo che aspetto A la PSD del segnale in questo caso. Ci serve PDF modulo quadro, ci serve la media e ci serve la varianza. Andiamo con K. Cominciamo con la media. La media per noi è facile, è il parametro stesso. La varianza. La varianza è P per 1 meno P. Anche questa facile. E invece PDF, la trasformata di Fourier dell'impulso P, è un impulso rettangolare e quindi è T sync di FT. A noi serve il PDF modulo quadro, T quadro, sync quadro di FT. Abbiamo tutti e tre gli oggetti che ci servono per costruire la PSD del segnale X. Di conseguenza ricordo esattamente quella riga con questi oggetti al posto di quelle variabili e vediamo cosa viene fuori. Abbiamo sigma quadro P per 1 meno P diviso T, ma poi moltiplico PDF modulo quadro che si chiama T quadro e quindi è per T sinc quadro. E poi abbiamo più mu quadro, quindi è T quadro, somma su K appartenente a Z abbiamo P modulo quadro, quindi questo oggetto qua, che ha un T quadro davanti, si semplifica con l'1 su T quadro davanti alla sommatoria, quindi questo lo possiamo togliere, e abbiamo quindi soltanto il sinc quadro. In quale punto? Al posto di F ci metto K su T, quindi sinc quadro di K. Delta di F meno K su T. Semplifichiamo un attimo, perché quando vedete sinc di K subito dovete ricordare che la sinc agli interi fa 0 e in 0 invece fa 1,
è un oggetto, una funzione che fa sempre 0 tranne in 0 in cui fa 1, è una delta di Dirac, tempo discreto. Quindi di questo treno di delta in realtà ne rimane solo una, quella 0, perché tutte le altre vengono moltiplicate per un'ampiezza nulla. Quindi questa sommatoria qui in realtà è soltanto una delta, quella in 0. La sinc in 0 fa 1, rimane pi quadro delta di F. E possiamo anche fare un disegnino. Il disegno è molto semplice, si chiama semplicemente la sinc, sinc al quadrato, quindi andamento del genere. Il primo nullo sta 1 su t, il secondo nullo 2 su t e così via. E poi in 0 c'è una delta d'ampiezza pi quadro, mentre invece questo punto si chiama la delta ampiezza pi quadro, mentre invece questo punto qui si chiama pi per 1 meno pi per t, perché in 0 la sinc fa 1 e quindi rimane soltanto l'ampiezza. Questa è la PSD di X. La banda, come abbiamo visto più di una volta, è approssimativamente uguale all'inverso della durata dell'impulso. In ogni caso, la banda del segnale PAM è esattamente uguale alla banda dell'impulso, perché questo è l'aspetto, lo vedete? Con questo aspetto qui mi accorgo subito che la banda del segnale, scusate, che il segnale PAM, la sua PSD S con X, è la stessa dell'impulso, lo vedete? Perché è una sinc quadro. Quindi se l'impulso come nozione in banda, utilizzate nozione in banda al 90% dell'energia, 95% dell'energia, allora per l'impulso rettangolare il 95% dell'energia è contenuto nei primi due nulli, quindi è 2 su t. Questa è la banda. E la banda ha il 95% della potenza del nostro segnale. Oddio, non so se c'è corrispondenza 1 a 1. In ogni caso, la banda del segnale X è grosso modo 2 su t. Qualche domanda? Essenzialmente abbiamo soltanto fatto un esercizio che applicava il risultato trovato la settimana scorsa, quindi è difficile era trovare quel risultato lì. Poi qui abbiamo semplicemente fatto un caso particolare. Se A con K sono Bernoulli parametro P, allora questa è media, questa è la varianza. Se l'impulso rettangolare, ecco la trasformata di Fourier. Finito. Qui la cosa particolare è che con un impulso rettangolare così ampio, ampio t, pare al passo di campionamento, e quindi badate che nel tempo è come se stessimo dicendo una cosa del genere. Ok? Gli impulsi sono ampi esattamente al passo di campionamento t. Qui sono molto larghi questi impulsi. Con impulsi così larghi succedeva che qui andavo a prendere la sinc e gli interi e tutte le delte scomparivano. Questo non succede se avessi preso impulsi più piccoli. E facciamo un altro esercizio. Supponiamo invece di prendere impulsi a ampi t, li prendiamo ampi t mezzi. Quindi qui abbiamo 2t su t. L'impulso rettangolare questa volta è ampio t mezzi. Ripetiamo l'esercizio in questo caso, tutto identico, tranne la trasformata di Fourier dell'impulso, che diventa t mezzi al quadrato, 24 quarti, sinc di f t mezzi. Quindi dobbiamo aggiungere un 4 di qua, e un 4 di qua.
ma anche l'argomento della sinc, invece di mettere f per t, devo mettere f per t mezzi, e allora la sinc non sarà più in k ma in k mezzi. Ecco l'espressione della PSD. L'effetto qual è? Che ora non c'è soltanto la delta in zero, ma ci sono anche altre delta di Dirac. Valutiamo quali sono quelle presenti. Per fare questo dobbiamo capire quanto fa la sinc in k mezzi. Anzi, sinc quadro in k mezzi. Ci sono tre casi. In 0 la sinc fa 1, poi se invece è pari o è dispari le cose cambiano, perché sinc è, vi ricordo, seno di pi greco k mezzi, quindi k pi greco mezzi diviso k pi greco mezzi. Quindi è chiaro che se k è pari, io sto prendendo la sinc a il seno a 2 pi greco mezzi, quindi a pi greco, 4 pi greco mezzi, cioè a 0, il seno farà sempre 0. Quindi per i k pari, sinc di k mezzi prende il seno a k pi greco mezzi del k pari, e quindi lo prende o a 0 o a pi greco, e il seno a 0 a pi greco fa 0. Quindi farà 0 se k è pari. Viceversa, se k è dispari prendo o pi greco mezzi o 3 mezzi di pi greco, quindi fa più o meno 1 il numeratore, ma siccome c'è un quadrato fa sempre 1 il numeratore, e il denominatore invece diventa k pi greco mezzi al quadrato. Va bene? Quindi possiamo mettere quella espressione della sinc quadro nella sommatoria e vediamo che aspetto hanno quei termini. Ricopio tutto, pi per 1 meno pi per t quarti sinc quadro. Poi c'è di questo termine qui, di questa sommatoria, pesco prima il termine 0. Quindi abbiamo in 0 abbiamo pi quadro quarti delta in 0, e poi c'è la sommatoria dei soli dispari perché i pari non mi servono. Va bene? Quindi di quella sommatoria io prendo soltanto i dispari, e i dispari si scrivo come 2k più 1. Quindi abbiamo 1 diviso 2k più 1 per pi greco mezzi al quadrato delta di f meno k su t. In realtà inutile prendere la somma che va da meno infinito a più infinito, prendo soltanto la somma che va da 0 a infinito, tanto quelle per i negativi sono esattamente gli stessi. Ah no, scusate, però ho sbagliato. I coefficienti sono gli stessi, ma le delta sono diverse. Invece stare a frequenze positive vanno le negative, quindi devo lasciare per forza la sommatoria su tutto z. Così mi mette delta a destra e a sinistra. E c'era il termine davanti che era pi quadro quarti. Questo 2 al quadrato fa 4 e semplifichiamo questo 4 qua, quindi questo lo posso togliere,
e poi questo pi greco quadro lo posso portare fuori sommatorio. E questa è l'espressione finale. Come vedete, come nel caso precedente, c'è la parte che deriva dalla varianza che è continua, poi c'è una delta di Dirac in zero, come prima, ma adesso ci sono anche tutte le altre righe spettrali sui dispari di K su T, quindi A1 su T, 3 su T, 5 su T e così via. Facciamo un disegno, vi faccio soltanto la parte destra dello spettro, tanto così della PSD, quella sinistra è identica. Abbiamo una sinc quadro di FT mezzi, quindi andamento leggero. Questo è 2 su T, 4 su T. Zero abbastanza rapidamente, quindi questi lobi secondari devo fare sempre più piccoli e così via. In zero si chiama T per 1 meno T per T quarti, questo è il valore in zero. Poi in zero c'è una delta di Dirac con ampiezza T quadro quarti . Fatemi fare la freccia dell'asse Y un po' più sopra, altrimenti si confonde con la freccia della delta di Dirac in zero. Cancelliamo tutto quello che non ci serve, altrimenti è confusa il grafico. Quindi abbiamo fatto questo termine, abbiamo riportato, è il sinc quadro. Questo termine è delta in zero, è stata disegnata. Rimangono questi termini qui, che sono soltanto sui dispari. Quindi stanno a 1 su t, 3 su t, 5 su t. Quindi c'è qualcosa a 1 su t, quando k fa 0. E l'ampiezza è t quadro su t greco quadro. Vedete, ci sarebbe anche un termine qui, ma qui è annullato dall'ampiezza della sinc quadro in k mezzi. Ok? Ma questa sinc quadro in k mezzi qua era semplicemente pdf modulo 4, quindi era questa sinc quadro qua. È lei che lo annulla. Infatti qui c'è un nullo. Poi l'altra sta quando k fa 1, così vado a prendere 3 su t. Quando k fa 1, 2k più 1 fa 3. Al quadrato, qui c'era un quadrato che è stato cancellato quando ho spostato il pi greco quadro, fa 9, e quindi questa delta è ampia pi quadro diviso 9 pi greco quadro. Quindi questo è pi mezzi al quadrato, questo è pi su pi greco al quadrato, questo è pi quadro diviso 9 pi greco quadro, quindi diventa pi diviso 3 pi greco al quadrato. A 5 invece è il termine k uguale 2, 2 per 2 fa 4 più 1 fa 5, 25. Pi greco quadro dice ho diviso 25, pi quadro diviso 25 e pi greco quadro, quindi pi diviso 5, pi greco al quadrato. E così via, quindi vanno ad attenuarsi le ampiezze. Ma è naturale, qui c'è una delta di Dirac, un treno, le cui ampiezze decrescono come 1 su k quadro. Arrivano sempre più a morire. La banda, ancora una volta, è dettata dalla banda dell'impulso. Era un impulso rettangolare. Se volete prendere la banda al secondo nullo, dovete prendere il secondo nullo, che è 4 su t stavolta. Probabilmente questo contiene gran parte della potenza del segnale. Sì, qui sono altre delte, ma probabilmente sono trascurabili rispetto a questa qui. Ok?
Quindi fermandosi qui magari si prende già 90-95% della potenza, non so, bisogna mettersi a fare i calcoli col computer, col calcolatore. Va bene. Torniamo all'argomento principale, che erano le modulazioni impulsive, o meglio waveform coding. Abbiamo fatto questa piccola parentesi, abbiamo aperto questa grossa parentesi, abbiamo aperto per calcolare la PST del segnale PAM. Questo perché vedremo che le modulazioni impulsive, almeno con i due esempi che facciamo, si possono scrivere, il segnale modulato, si può scrivere come qualcosa del genere che abbiamo appena cancellato, quindi come una specie di segnale PAM, anzi come un segnale PAM. E quindi possiamo ricavarne la banda. Abbiamo detto che le modulazioni impulsive si dividono in due grandi categorie: modulazioni analogiche impulsi e modulazioni digitali impulsi, e noi vedremo un esempio per ciascuna delle due. Per le modulazioni analogiche di impulsi vediamo un esempio, la PAM. Qui dico non il segnale PAM, parlo di PAM come Pulse Amplitude Modulation. Come vi ho detto la volta scorsa, c'è un leggero abuso di notazione. PAM in senso stretto è una modulazione analogica di impulsi, è quello che vediamo adesso. Quando invece parlo di segnale PAM, è una classe di segnali che hanno un'espressione del tipo sommatoria di A con K più in T meno KT. Che cos'è, come funziona la modulazione analogica di impulsi PAM? Pulse Amplitude Modulation. Bene, non è nient'altro che l'uscita di un campionamento sample and hold. Ok? Qui abbiamo, qual è l'uscita del campionamento sample and hold? L'abbiamo visto, è sommatore su K del campione kesimo m di kt per l'impulso utilizzato dal campionatore, magari l'impulso rettangolare, l'impulso gaussiano, l'impulso che vi pare. Ecco quindi l'espressione del segnale PAM. Del segnale in uscita nel caso si tratti di una modulazione analogica di impulsi. Vista questa espressione, vi dovrebbe risultare chiaro anche perché il generico segnale che abbiamo visto poco fa si chiama segnale PAM, perché è lo stesso aspetto. Invece di M di KT lo chiamo direttamente A, una generica sequenza discreta con K. Ma nella PAM in senso stretto questa generica sequenza con K non è una, appunto, una generica sequenza con K, è proprio il campionamento di un segnale M. Se questa è la situazione, possiamo immediatamente calcolare l'autocorrelazione e la PSD. Ci serve l'autocorrelazione del segnale A, quindi questo è il nostro A di prima. Quindi posso prendere le due espressioni viste prima, l'autocorrelazione di A, scusate, l'autocorrelazione di X e la densità spettrale di potenza di X, e sostituire al posto dell'autocorrelazione di A l'autocorrelazione di questo oggetto qui, e al posto della PSD di A la PSD di questo oggetto qui. Quindi la nostra autocorrelazione di A diventa
l'autocorrelazione DM in KT. L'autocorrelazione assegnare campionato. Facile. È il campionamento dell'autocorrelazione. E la PSD? Anche questo è facile. Questa è una conversione TN, la vedete? Scusate. Questa qui è una conversione TN del segnale autocorrelazione del messaggio. Conversione TN è il campionamento quando non mettete le delte a fianco. Vi ricordate? Il campionamento è x delta uguale somma su k di x di kt per delta di t meno kt. Conversione TN soltanto i campioni, senza le delte. Qui sono solo i campioni, senza le delte. La PSD la conoscete, l'avete fatta a teoria di segnale. La trasformata di Fourier, scusate. E la trasformata di Fourier è facilissima, è 1 su t, somma su k appartenente a z, di trasformata di Fourier di questo oggetto, ma si chiama densità spettrale di potenza di n, nel punto mi meno k diviso t. L'avete già fatto. Se vi ricordate come si calcolava, era a memoria la trasformata di Fourier del segnale campionato x delta, non in f ma in ni su t. Infatti qui avete la trasformata di Fourier del segnale campionato e la replicazione 1 su t sommatore su k sm di f meno k su t. Ma poi era una conversione tn, allora invece di f ci deve mettere ni su t. Così si ricavava. Ma a noi serve non in ni ma proprio in f su t, in f per t, quindi è come se stessimo tornando indietro. E infatti otteniamo la trasformata di Fourier del segnale campionato, non la conversione TN. Vi trovate? Se vi trovate possiamo andare avanti e calcolare la PSD del segnale in uscita X. Fare un disegnino. La PSD di X è facile perché abbiamo detto è 1 su t. PSD della sequenza A in F per T, quindi questo oggetto qui. Ok? Quindi è 1 su t quadro, somma su K appartenente a Z di S con M di F meno K su T che moltiplica P di F modulo quadro, che a questo punto lo scrivo prima della sommatoria. E cosa è questo? È la PSD del segnale campionato. Basta. Infatti l'uscita di un campionatore sempre un node, la trasformazione di Fourier l'avete già vista, ma noi serve la PSD perché i segnali possono essere aleatori. C'è un campionamento, trovate una replicazione, lo vedete? La PSD del segnale campionato replicato. È un campionamento sempre un node per la forma dell'impulso modulo 4. Quindi se voi avete
un segnale la cui PSD aveva questo aspetto, fatemi fare il solito triangolino così si capisce bene dove quant'è la banda. Allora la PSD del segnale campionato avrà questo aspetto, c'è l'impulso che modula vede la sigla, la faccio molto larga perché l'impulso sarà molto stretto immagino, e ci sono due repliche a passo 1 su T. Stesso disegnino fatto la settimana scorsa, ma prima la settimana scorsa c'era una generica sequenza A e quindi lì avevo scritto S con A di N. Adesso questa non è una generica sequenza A, ma è l'uscita in un campionatore, la sequenza TN, quindi dipende dal messaggio M campionato. Come vedete la banda è circa uguale alla banda dell'impulso, la detta l'impulso, la banda, lo vedete? Ma è ovvio, se avete un segnale che è fatto da sommatoria di M1KT più T-KT, più è stretto l'impulso più sarà ampia la banda. E quant'è la banda dell'impulso P? Questo impulso lo posso stringere, 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 ma non è che posso andare sotto 1 su 2T, altrimenti comincio a deformarmi anche il segnale stesso. Badate, questo disegno qui che ho fatto, l'ho fatto come una single quadro, quindi in testa quando ho disegnato ho pensato a un impulso rettangolare, quindi questo disegno qui è particolarizzato per PDT proporzionale all'impulso rettangolare. Ampio quanto? Quanto? Vado a eliminare tau, perché il primo nulla sta qua, uno su tau, quindi l'impulso rettangolare ampio tau, quel disegno, lo vedete? Se ho disegnato una sync quadro vuol dire che il modulo quadro della trasformata di Fourier in impulso era una sync quadro, e quindi l'impulso trasformata di Fourier era una sync, e cioè l'impulso era una finestra rettangolare. Se il primo nullo sta 1 su tau, che è compreso fra 3 e 4 su t, vuol dire che la finestra rettangolare era ampia tau, quindi vuol dire che nel tempo stiamo dicendo una cosa del genere. C'è il messaggio MDT che viene campionato, questo è MDT. Beh, voi prendete un campione ogni 10 secondi, ok? E poi lo moltiplicate per l'impulso rettangolare ampio tau, e tau è circa uguale a t terzi e t quarti, quindi vuol dire che è qualcosa del genere, bene? Anzi, non che è sbagliato, perché se è una fi greco vuol dire centrale in zero, quindi dovrebbe essere così, ok? Questa è la situazione. E questa è l'ampiezza del pulsino tau. È chiaro che tau lo potete fare largo quanto volete, non è che potete andare oltre, oddio, ci potete anche andare, ma insomma, se andate oltre T, l'impulso di un campione dà fastidio all'impulso dell'altro campione. In ogni caso questa banda
che è dettata dall'impulso P, la potete stringere, stringere, stringere questa banda, ma non potrete mai andare sotto 1 su 2T, altrimenti tagliate il segnale. Quindi la banda del segnale in uscita al cambiamento sempre d'onda è proporzionale alla banda dell'impulso P, ma questo impulso potete fare stretto quanto volete, scusate, ampio quanto volete, largo quanto volete, ma non troppo, perché altrimenti la banda diventa troppo stretta e va a tagliare il segnale e quindi non lo ricostruite più. Quindi in ogni caso è maggiore di 1 su 2T questa banda. Ma 1 su 2T è metà frequenza di campionamento, giusto? Perché 1 su T è il passo di campionamento. Ricordate che T è il passo di campionamento del blocco che fa il campionamento sempre dell'ordine. Quindi 1 su T si chiama frequenza di campionamento. Ma la frequenza di campionamento è 2 volte la banda più la banda di guardia, perché deve essere maggiore della banda del segnale. La frequenza di campionamento diventa la banda del segnale se state alla condizione del campionamento al tasso in Nyquist, quindi niente banda di guardia, state proprio nel minimo. E quindi, come è ovvio che sia, la banda del segnale campionato è maggiore della banda del segnale pre-campionamento. E lo vedrete qui sotto. Prima era V doppio, adesso diventa molto più grande di V doppio. Prima di fare una breve pausa, volevo solo farvi un esempio in cui vi faccio vedere come la banda può essere ridotta. Perché qualcuno di voi potrebbe dirmi, ok, allora prendi un impulso nel tempo sufficientemente ampio, a lunga durata, in modo tale che in frequenza diventa sempre più stretto e io la faccio ritornare alla banda del segnale stesso. Ma se voi pensate a un impulso a banda molto stretta, cosa vi viene in mente? Beh, in frequenza mi viene in mente una finestra rettangolare ampia 2 su T, 1 su T, scusate. Cioè, se io prendo un PDF pari a, o proporzionale, perché a me non interessa l'ampiezza, una finestra rettangolare ampia 1 su T, cosa succede? Se io prendo un impulso PDT tale che la sua trasformata di Fourier PDF è un rettangolo, che succede alla PSD del segnale in uscita al campionatore? Beh, non ci sarà una moltiplicazione per questa PDF così ampia, ma ci sarà una moltiplicazione per un PDF molto stretto. Quando stretto un rettangolo, qui sarà semplicemente questo. Devo moltiplicare il segnale replicato per questo impulso modulo quadro. E allora vuol dire che cancellerò tutte le altre repliche. Ma allora vuol dire che il segnale in uscita è il segnale stesso. Perché ho selezionato solo la replica centrale. Cioè, è come se non avessi campionato. Ma è proprio così, perché io campiono e appaiono le repliche. Moltiplico un filtro rettangolare passo a basso, seleziono solo la replica centrale. E certo che è come se non stessi campionando, perché l'ho ricostruito. E infatti, avere un impulso che in frequenza è una finestra rettangolare vuol dire che nel tempo è una sinte. E quindi se io mi descrivo x e t quando al posto degli impulsi p ci metto una sinte, cosa ottengo? Somma su k, messaggio campionato e poi non l'impulso it meno k su t, ma la sinte it meno k su t. E ma questa è la formula di costruzione Shannon, che è proprio uguale al messaggio. Quindi, tirando le somme,
l'APSD del segnale in uscita al campionamento sempre del nord è questo. Il segnale campionato quindi è una banda maggiore del segnale di partenza. Sempre. La sua banda è proporzionale all'impulso che utilizzo. E non posso mai arrivare alla banda di partenza, perché se ci arrivo ho utilizzato gli impulsi così larghi, cioè in frequenza di impulsi così stretti, che non ho campionato affatto. Okay.